politica, candidato sindaco alle amministrative 2017 di Capaci Vesti. Qual è la sua coalizione e cosa l'ha spinta a candidarsi? Allora, la coalizione è innanzitutto una coalizione di carattere civico, non ha colore politico assolutamente, anzi raggruppa insieme tutta una serie di esperienze dell'arco, diciamo, politico, di colore politico, perché io sono stato in un'amministrazione civica, vengo da un'esperienza di un'amministrazione civica che ritengo, insomma, sia stata un'ottima esperienza e che la civicità ha tanti aspetti positivi e anche a volte anche degli aspetti negativi, ma ritengo che sia, diciamo, in questo momento sia una soluzione per riuscire diciamo, ad entrare bene all'interno di tutta quella che è la società del nostro comune, della città di Capaci Vesti. Qual è che mi ha spinto a candidarmi a sindaco? Certo, sono tanti fattori. Innanzitutto, diciamo, io vengo da una famiglia che la politica, il giorno a casa mia, a casa, da dove con i miei genitori il giorno si mangiava e si faceva politica. Cioè, nel senso che l'impegno continuo, sempre presente, già dai miei genitori, quindi già da mio padre, che è stato per tanti anni, insomma, anche lui, insomma, per diverse volte consigliere, qualche volta anche assessore, da mio fratello che è stato sindaco, pure lui. Quindi vedi, noi, diciamo, un po' l'abbiamo nel sangue, questo attaccamento alla nostra cittadina, questa volontà di voler essere utili e presenti e dare una mano, insomma, al nostro territorio. Questo forse è l'aspetto più importante. L'esperienza fatta poi in questi 5 anni, come dicevo prima, mi ha dato la possibilità anche di maturare questo progetto, che insieme a tanti amici che mi hanno incitato a fare questo passo, ha portato poi a questa decisione. A questa decisione di creare questa coalizione che cresce di giorno in giorno, di persone che hanno come unico obiettivo quello di usare il cuore, come dico sempre io, usiamo molto il cuore per i problemi del nostro territorio. Penso che ha messo insieme un bel gruppo di persone che mi auguro, insomma, possano raggiungere quello che è il loro obiettivo in pieno. Ci può dare le caratteristiche del suo team, ad esempio l'età media, se ci può fare anche dei nomi? Allora, io preferisco non fare i nomi perché per un motivo di musici, di rispetto nei loro confronti, anche se ti posso dire che con me ci sono attualmente il già assessore a questa amministrazione che è Ezio Franco, c'è il consigliere tedesco, consigliere ancora in atto, c'è il consigliere Di Filippo e poi ci sono tantissime altre persone, insomma, di persone che hanno avuto qualche esperienza in passato, persone giovani, meno giovani, di diversa estrazione sociale, persone che, ti ripeto, hanno abbracciato quello che è il mio progetto, come dicevo prima, soprattutto nell'interesse vero e proprio di tutta la cittadinanza. Ci può illustrare i punti fondamentali del suo programma? Allora, noi abbiamo, nel mio programma abbiamo messo 4 grossi contenitori, dove questi contenitori verranno riempiti, sono stati già riempiti in parte di tutta una serie di progettazioni, di progettualità. Da pochi giorni è uscito già, diciamo, una prima grossa bozza del nostro programma e questi contenitori, quello che sta e che io ritengo che sia al di sopra di tutto è quello dell'ambiente. Noi abbiamo a Capaci Vesti una realtà, diciamo, straordinaria. Abbiamo tutte le biodiversità che ci possono essere, abbiamo la collina, abbiamo la pianura, abbiamo il mare, la pineta, la sabbia, la spiaggia, abbiamo tutto ciò che è biodiversità e dobbiamo salvaguardarlo. Perché dobbiamo salvaguardarlo? Perché non possiamo parlare di agricoltura, non possiamo parlare di turismo, non possiamo parlare di aziende zootecniche, non possiamo parlare di vivibilità se non salvaguardiamo prima di tutto il nostro ambiente. E lo dobbiamo fare tenacemente, lo dobbiamo fare tutti e tutti insieme. Il motto della mia collezione è Uniti si vince. Perché Uniti si vince? Perché in questo momento, non nella nostra cittadina, c'è una forte disgregazione, voluta appositamente, per anni è stata voluta questa disgregazione. Invece è importante essere uniti in tutti i settori,
Abbiamo fatto un incontro con gli agricoltori, un incontro con le aziende zootecniche, abbiamo detto guardate, noi abbiamo sul nostro territorio una serie di piccole aziende che se non si collaborano, se non si coordinano tra di loro, sono destinate a morire, per cui uniti è importante, uniti, creare insieme il futuro è importantissimo, è il momento e bisogna farlo, come anche bisogna essere uniti intorno al sentimento di appartenenza per il proprio territorio. La presenza di 12 contrade è un valore, ma rappresenta però anche un piccolo danno, cioè quello di non sentirsi appartenente ad una realtà, ad una cittadina. E questo è quello che è il nostro gruppo. Uniti si vince in tutto. Lei ha parlato dell'agricoltura e quindi dell'incontro che avete fatto con gli agricoltori. Si ricollega sicuramente al problema del mercato ortofrutticolo. Premesso che ci vorrebbe un ammodernamento, quindi perché manca soprattutto un laboratorio di analisi interno. Lei è pro o contro la delocalizzazione e in quale area? Allora, noi diciamo che certamente è importante andare a, come dicevi tu, a modernizzare una struttura che anche come location ormai non è più una idonea. Quindi una delocalizzazione è fondamentale perché tu dai la possibilità di andare a modernizzare e a renderlo molto più efficiente. Parliamo non di mercato, ma parliamo di un passo avanti ad un mercato ortofrutticolo. Però noi crediamo anche in un'altra cosa, come ho detto prima, crediamo nelle OP, cioè nelle praticamente organizzazioni di produttori. Cioè tutti i piccoli produttori, i piccoli contadini devono organizzarsi tra di loro intorno ad un prodotto, che sia un prodotto di qualità, noi ne abbiamo tantissimi nel nostro territorio, e che vadano praticamente a questa organizzazione può dare effetti positivi sia nella diciamo acquisto di quelli che sono i coggini e altre attrezzature, ma soprattutto nel proporre la vendita dei prodotti stessi. Quindi sì, va bene e sia opportuno che si delocalizzi e si migliori la struttura del mercato, ma è anche opportuno che si vada e si coordinino tra di loro queste varie piccole aziende che sono presenti. Quindi se lei fosse sindaco, il suo comune si impegnerebbe a reperire i fondi europei per modernizzare questo mercato? Ma certamente. Ho visto tra i suoi video Facebook la volontà di realizzare il tree climbing come offerta turistica. Sì. È nella Pineta che... Sì, è il posto migliore, il posto giusto, il posto migliore è per tanti motivi. Uno, per ridare vita ormai ad una bellezza che sta morendo. La Pineta, il centro, il suo cuore, sta morendo. Perché? Perché non c'è manutenzione da parte degli organi competenti, perché ogni volta che si parla di Pineta è come se si parlasse di un mostro. Invece no, noi la Pineta dobbiamo rendere vivibile e soprattutto la dobbiamo ridare ai cittadini. I cittadini devono essere i padroni diciamo, della Pineta, la devono vivere e la devono tenere pulita. Lasciata così com'è, abbandonata, è chiaro che diventa sede poi di pattumiera o di abusi o di altre cose non belle. Ridarla, insomma, piano, la sua enormità e grandezza, è chiaro, ridarla a piccoli pezzi, rispettata però, nel rispetto assoluto della sua bellezza è importante. E riteniamo che questo progetto possa essere certamente un progetto che si possa realizzare, che si può fare, basta solo avere la volontà. Quindi il primo passo sicuramente è quello di modificarla. Sì, è chiaro che vogliamo, la nostra idea è quella di individuare tre grossi posti del comune dove creare degli spazi ludici, degli spazi sportivi, però sempre nel rispetto assoluto dell'ambiente. Molti dicono che la piscina da lei voluta è stata realizzata con materiali sbagliati, che cosa risponde? Non faccio il tecnico, non sono entrato nella progettazione, non posso giudicare questa cosa, ci sono e so che sono stati fatti dei controlli e su questo non so che cosa riferire. Ci sono stati dei momenti iniziali di, diciamo, dove ci sono stati degli intoppi o delle... però dirti se sono stati utilizzati in materiali scadenti non sono in grado di poterlo dire assolutamente. So che comunque sta funzionando, è frequentata da tantissimi cittadini, penso che insomma era quello che insomma mancava e ci voleva. Godiamocelo, poi se ci sono dei problemi si risolveranno. Okay. È un dato di fatto che nel suo assessorato è stata erbettizzata il campo dello stadio Mario Vecchio.
C'è un regolamento comunale per l'assegnazione delle ore di allenamento alle tante società che sicuramente vorranno utilizzarlo. Allora, fin quando sono stato io assessore, la mia preoccupazione era riuscire a vedere finalmente questa erbetta sintetica messa almeno su di un campo. Poi in progetto c'erano altre cose, però almeno si è fatto questo grazie ad una forte volontà di tutta l'amministrazione. Il mio assessorato è stato quello che però si è impegnato in tutta la parte burocratica e nella realizzazione poi del progetto e tutto, e nel cercare i fondi e tutte queste cose qua. La volontà però era di tutta l'amministrazione, che era chiaramente volontà di fare questo campo. Adesso spetta al nuovo assessore che c'è in questo momento a stabilire quali saranno le regole che porteranno a dare questo campo alle società sportive, se dalla ingestione ad un'unica società, se prevedere un tarifario. Questo adesso dobbiamo aspettare a lui. Io penso che sarebbe opportuno fare un incontro con quelle che sono le società presenti sul territorio, società di calcio, ma soprattutto un primo incontro lo deve fare con le scuole calcio, che poi alla fine questo campo in erba è stato voluto soprattutto dai bambini. Vedere i bambini giocare sulla terra battuta tra la polvere è una cosa veramente da terzo mondo. Quindi io penso che si deve dare prima di tutto preferenza alle società delle scuole calcio, quelle che le fanno veramente con l'unico obiettivo di dare ai ragazzi e ai bambini un momento per potersi divertire, e poi alle società che giornalmente sedersi e trovare tra loro un'intesa, perché le cose, si devono fare sempre con la presenza degli attori principali. È inutile che parliamo di piano spiaggia e poi non invitiamo a tavolo quelli che sono i gestori dei riti. È inutile che parliamo di agricoltura e poi non invitiamo a tavolo. La nostra amministrazione, se avremo la possibilità di arrivarci, è quello di ogni decisione fondamentale per ogni settore deve essere presa con gli attori principali, cioè con coloro che gestiscono il settore stesso. Quindi lei ha parlato dei riti, per esempio la presenza di cemento sulle nostre spiagge, come la giudica, i contorni vari che sono stati fatti? I 30 anni di maltrattamento, io così definisco, del nostro litorale. Io mi arrabbio, sai, su che cosa? Salvaguardiamo la Duna, la dobbiamo salvaguardare, salvaguardiamo il giglio di mare, lo dobbiamo salvaguardare. Poi arrivi il 12 di agosto, dove trovi poi le macchine parcheggiate sul giglio di mare o sulla Duna, allora là non si deve salvaguardare. E allora noi dobbiamo veramente, veramente sedirci, come abbiamo detto l'altra sera, quando abbiamo fatto l'incontro con gli operatori turistici del balneare, dobbiamo detto è arrivato il momento, come dicevo prima, di essere uniti, di trovare un'intesa e di vedere di andare avanti, cioè iniziare a cambiare pagina, perché il progetto non è realizzabile in pochissimo tempo, ma almeno iniziamo a cambiare pagina e diamoci dei termini, diamoci dei programmi a breve e a lungo termine. Quindi questi interessi personali, che alla fine sono quelli dei proprietari degli stabilimenti balneari, come si possono bypassare in concreto? Cioè, è chiaro che tutti quanti vorremmo che ci fosse solo Duna e Gigli di Mare, però come si può, dal punto di vista di un sindaco, di un futuro sindaco o candidato, come si può arginare questi interessi personali? Allora guarda, noi abbiamo una scadenza, loro lo sanno, i proprietari dei, c'è una scadenza che è il 2020, in cui andranno praticamente azzerate le concessioni, quindi già questo è un primo momento, anche se ho saputo di una serie di eventualmente di rinvii o di altre cose. Quello potrebbe essere un momento fondamentale, importante, dove possiamo eventualmente incominciare a dire da oggi in poi dobbiamo rispettare l'ambiente in tutti i sensi. Io ho partecipato, io dico questo, meno facciamo, meno opere facciamo sul litorale e meglio è. Dobbiamo rispettare completamente quello, la bellezza del nostro litorale è proprio questa. Cioè non ci sono colate di cemento o strade asfaltate o marciapiedi brutti e via genere. Dobbiamo rispettare e utilizzare quando più è possibile materiali che siano di massima rispetto dell'ambiente stesso. E questo lo possiamo fare, lo si deve fare con una volontà ben precisa. Per cui mi diceva una persona partecipando ad un convegno proprio sull'erosione delle coste, diceva questo, diceva
è preferibile non fare niente, pennelli o vari tipi di soluzioni per evitare, meno si fa e meglio è, perché è la natura che fa tutto, e la natura ha un ciclo, ha dei cicli, e noi abbiamo avuto momenti in cui la nostra spiaggia era quasi assente, parliamo di centinaia di anni fa, momenti in cui la spiaggia era, adesso è il momento in cui si acquista un campo, quindi meno facciamo meglio è. E se portiamo i lidi al di qua della strada, è un'idea. Realizzabile? Si può fare, perché i diversi enti sono favorevoli a questa cosa. Anzi, noi possiamo dare a chi prenderà in gestione questi lidi, anche alle spalle, una parte di pineta dove tenere in gestione, tenere pulita, creare delle aree attrezzate con giochi, con aree picnic e tante altre cose. Lei mi parlava prima di un'area che può essere destinata a polo sportivo, ma anche all'Accapaccio Scava, dove adesso diciamo c'è l'erbetta al Mario Vecchio, c'è la piscina, c'è la palestra comunale, si potrebbe già naturalmente avere lì un polo sì. sportivo. Se non fosse che la palestra comunale è diciamo un po' arretrata, così come il mercato ortofrutticolo. Si potrebbero utilizzare i fondi europei anche in quel senso? Allora, per quanto riguarda la palestra, non dimentichiamo che abbiamo anche un'altra piccola palestra, piccola, ma con il mio lavoro abbiamo ristrutturato. Io il primo giorno che ho messo piede in quella piccola palestra, parlo della palestra annessa alla scuola elementare, la cosa che più mi colpì fu quell'odore intenso di plastica ormai deteriorata. E questa cosa mi colpì tantissimo, è possibile che i ragazzi, i bambini devono fare palestra in questa, diciamo, io pensavo anche ai bambini delle scuole elementari. La fortuna folle che uscì un bando che era riservato proprio alle palestre annesse alle scuole, dove fino a 150.000 euro il finanziamento era ad interessi zero. Abbiamo partecipato a questo bando e siamo riusciti ad avere 150.000 euro. Attualmente io mi penso, so che fra giorni verrà inaugurata, e questa cosa mi commuove perché è stato un mio personale impegno e oggi so che è veramente una bella cosa, è un gioiellino dove è stato rimesso a terra un bel pavimento nuovo in gomma, è stata fatta una controsoffittatura, è stata provvista di pannelli fotovoltaici, tutte cose importanti, perché al di là che è piccola ma non conta niente, viene frequentata da bambini e i bambini devono fare sport in un ambiente sano, questa è la cosa più importante. Andare là a vedere che facevano sport con le mura umide, con un siamba, per me era una mortificazione, e vedere i genitori che portavano i bambini là, e capivo il loro disappunto. E oggi viene inaugurata e io ti ripeto, sono commosso di questa cosa e mi fa piacere di aver ottenuto almeno questa cosa importante. Il campo in erba sintetica è un'altra cosa che l'abbiamo fatto per i bambini. Sulla palestra grande io ho fatto presentare un progetto di 1.600.000 euro circa per la completa ristrutturazione della palestra, messa in sicurezza, per fare le nuove tribune, per dare la possibilità alle società che fanno sport all'interno, il basket, la pallavolo, il calcio a 5 femminile, di quando fanno le partite, di ospitare le persone in un palazzetto nuovo. Mi auguro che anche quel finanziamento entri, in modo da dare una maggiore sicurezza alla struttura. Io ti parlavo di un centro sportivo perché sì, là abbiamo creato delle strutture che sono al centro della cittadina, quindi sono di facile arrivo, insomma, almeno per fare quelle che sono, diciamo, le semplici attività sportive. Però pensiamo in grande. Il nostro territorio ha una cosa importante, ha un nome che si chiama Capaccio Pestum. Sai quanti eventi sportivi non io ho chiamato, ma mi hanno chiamato da fuori a carattere nazionale perché lo volevano venire a fare a Pestum, perché Pestum è un nome che attira, e molti di questi eventi sportivi li hanno fatti nel nostro territorio proprio per la visibilità della nostra cittadina. Abbiamo però le strutture che sono fatiscenti, però nonostante tutto sono venuti. Abbiamo fatto un campionato del mondo per audiolesi, abbiamo avuto per circa 15 giorni tantissime migliaia di persone, tra giocatori, perché venivano a Pestum per il nome, ma anche perché abbiamo delle ottime anche strutture ricettive per ospitare queste persone. Mettiamoci quello che manca,
delle strutture sportive che possono accogliere eventi di carattere nazionale o internazionale. Perciò io parlavo di un centro sportivo ex novo, con un vero palazzetto e non una palestra, con un vero campo sportivo, con tanto di pista di atletica e tutto. Questa era quella, la mia idea. Io dicevo, individuiamo almeno un'area. Io non sono d'accordo con l'attuale piano urbanistico comunale per quanto riguarda le strutture sportive, perché io ho chiesto, individuiamo un'area dove fare qualcosa di grande, almeno la individuiamo, poi troveremo i finanziamenti, faremo il progetto e troveremo, lo faremo a step, lo faremo passo passo. Purtroppo l'attuale dirigente del PUC ha individuato un campo qui, una palestra lì, no, non va bene, perché sono piccole cose che non servono a niente, guarda. Giusto per accontentare chi? La Contrada Spinazzo, la Contrada Gru. Pensiamo sempre alla disgregazione e mai all'aggregazione. Come ultima domanda, qual è la promessa che può fare agli elettori? Dare, riportare la serenità, la tranquillità e soprattutto far diventare ordinario quello che attualmente è straordinario. I cittadini l'ordinarietà la devono avere, gli spetta, la usano meglio perché pagano. Ognuno di loro paga i tributi e l'ordinarietà deve essere ordinarietà e non straordinarietà. E quello che io chiedo ai cittadini è di credere nella città di Capaccio Preston, di essere uniti. Uniamoci dietro a questo nome, facciamo una comunità forte, perché io dico sempre uniti, uniti, uniti nel senso non come, come campagna elettorale, ma uniti come cittadini. Io penso che noi possiamo veramente diventare una grossa, un'importante città ed evitare soprattutto che i nostri giovani oggi vadano fuori. Io ho amici che hanno i figli che lavorano chi in Australia, chi in Inghilterra. Questo non è concepibile. Noi abbiamo delle potenzialità enormi nelle varie attività che abbiamo, dall'agricoltura all'alberghiero, al turistico. Perché i nostri figli devono andare a lavorare? Perché il nostro figlio che è diplomato ad un istituto così importante, quello del alberghiero che noi abbiamo, che abbiamo a Capaccio, perché deve andare a fare il cuoco in Inghilterra? Non lo può fare qui. Noi abbiamo delle ottime strutture ricettive. Grazie della chiacchierata. Milano, là si potrebbe fare, che c'è un sacco di spazio. Là si potesse veramente, se i comuni si organizzassero tra di loro, si potrebbe fare un bel centro sportivo, ma a grosso livello però. Se in quel triangolo i tre comuni, i quattro comuni, pure Cicerale, tra di loro si organizzassero, uno ci mette uno spazio, un altro ci mette un progetto, un altro ci mette uno si chiama, in zona diciamo dove sta Santa Venera ad andare in poi. Sì. C'è tutti che lo spazio, là hai voglia che sono un centro con un genere, non sportivo, un genere ludico sportivo. Farebbe bene a tutti quanti. Ma purtroppo ognuno pensa al proprio porticello.